Ok, rieccoci. Dunque, nella parte precedente abbiamo visto che nell'ultima parte del periodo degli Han anteriori le cose non stavano andando bene, il potere centrale della dinastia era diminuito e oltretutto ci si mette, tra virgolette, anche il fiume giallo che esonda. In questa parte vedremo il periodo di usurpazione che separa gli Han anteriori con gli Han posteriori e poi ovviamente anche gli Han posteriori. Quindi concluderemo gli Han se tutto va bene. Allora, già qui c'è una cosa un po' strana. Nel caso dei Zhou si passa dai Zhou, occidentali a quelli orientali perché cambia la capitale, sostanzialmente, e se vogliamo arriva anche completamente un processo di indebolimento della dinastia. Nel caso degli Han, come detto, c'è un periodo di usurpazione, quantomeno viene considerato usurpazione. In realtà non è che l'uomo, diciamo, che l'ha messa in moto, tale Wang Mang, non è che lui avesse intenzione di fare un'usurpazione, lui aveva intenzione semplicemente di fare la sua dinastia. Quindi qui vediamo come lo storiografo, che poi si è preso, tra virgolette, la briga di scrivere la storia e quindi di raccontare i fatti, ha deciso in qualche modo, ovviamente non erano solo, ecco, c'erano un gruppo, se vogliamo, di confuciani che poi si prendono la briga di scrivere la storia, decidono che la sua non era una dinastia vera, ma era un'usurpazione, quindi qui vediamo che effettivamente c'è un certo tipo di soggettività nel decidere le etichette dei vari periodi storici. Dunque, quindi vediamo questo tale Wang Mang. Allora, lui faceva parte ovviamente della famiglia Wang, che era una famiglia abbastanza importante all'interno della corte, sia perché aveva avuto delle cariche piuttosto importanti, erano anche stati reggenti, sia perché lui era nipote dell'imperatrice, quantomeno di un'imperatrice. Lui stesso poi quindi diventa reggente, quindi fa carriera se vogliamo, e nel 9 d.C. usurpa il trono, mettendo fine praticamente alla dinastia degli Han anteriori. E a lato pratico la dinastia Han finisce così, nel senso che poi i posteriori, quando salgono al trono, riprendono il nome degli Han, ma non hanno legami di parentela, ecco. Lui fonda quindi la sua dinastia, che chiama dinastia Xin, che come detto però non viene riconosciuta dalla storiografia ufficiale. E si presenta come un confuciano, come un amico del popolo in sostanza, anche se però le opinioni su di lui sono estremamente contrastanti. Nonostante si presentasse come un confuciano, i confuciani sostanzialmente lo odiano, nel senso che pensano che fosse un tiranno. Ed è anche questo il motivo per cui lui non viene considerato un imperatore, ma semplicemente un usurpatore. Senza ombra di dubbio però era stato in qualche modo un riformatore. E diciamo, le opinioni più recenti lo considerano sostanzialmente un tentativo di conciliare quelle che erano le due posizioni all'interno del confucianesimo, quindi quelle dei riformisti e quelle dei modernisti, che abbiamo visto nella parte precedente. Che riforme fa all'atto pratico? Dunque, lui cerca di in qualche modo porre fine agli abusi, o questo è quello che dice, quantomeno, e si mette in netto contrasto con i grandi proprietari terrieri. In un certo senso nazionalizza le terre e questo poi lo porta ad essere guardato con un occhio di riguardo dagli storiografi marxisti, poi nel periodo comunista della Cina. Quindi abolisce la proprietà privata e oltretutto proibisce la vendita della terra con gli schiavi, cioè era una sorta di servitù della gleba, gli schiavi venivano venduti insieme alla terra, lui proibisce tutto questo. Reintroduce invece i campi a pozzo, quindi quei campi divisi in 9 parti, coltivati da 8 famiglie. Reintroduce il monopolio del sale e del ferro, e queste tutto sommato sono un po' le riforme più importanti che fa. Aumenta anche il controllo statale per quanto riguarda il mercato delle granaglie, tessuti e seta. Fa delle riforme a livello monetario, ma altro aspetto importante è che tassa i mercanti e gli artigiani. Questo, unito al fatto del controllo sul mercato, lo porta ad avere delle posizioni sostanzialmente antimercantilistiche che per alcuni storiografi più recenti sono da considerarsi le cause in qualche modo del suo fallimento. Dal punto di vista invece, come dire, militare, se da qualche rivolta, e questo vabbè era abbastanza prevedibile, cioè generalmente quando si fonda una dinastia c'è sempre qualche rivolta, però aspetto abbastanza interessante è che riesce a trovare un accordo con gli Xiongnu, quindi in qualche modo riesce a stabilizzare i confini. All'interno del suo governo protegge i confuciani perché, come abbiamo detto, lui si presenta come un confuciano e incoraggia anche la ricerca scientifica. Ora, ricordatevi che per moltissimi secoli, praticamente fino alla rivoluzione
come dire, rivoluzione scientifica in Europa con Galileo Galilei. Al punto di vista scientifico, la Cina è sempre stata più avanzata. Un sacco di cose tipo il polvere da sparo ovviamente arrivano da lì. Poi diciamo che le cose cambiano un attimino perché il metodo scientifico non si diffonde in Cina per il semplice fatto che non ne avevano bisogno. Cioè, il principio di, come dire, di tanti cinesi è perché cambiare le cose se vanno bene come sono, sostanzialmente. Per cui questo è il motivo per cui la medicina non è che non si diffonda, ma comunque rimane in qualche modo tradizionale, semplicemente perché funzionava quella, non vedono la necessità di porsi il problema di cercare qualcosa di meglio. Poi considerato il fatto che l'industrializzazione non arriva, o quantomeno non arriva in modo occidentale, fino a che praticamente non vengono attaccati in qualche modo dalle forze europee, non erano, diciamo, tante cose che, tanti progressi che sono resi necessari dai problemi collegati alla all'industrializzazione e la urbanizzazione europea, o comunque dell'Occidente, non ci sono mai stati in Cina, per cui non c'era neanche la necessità di cercare di risolverli, ovviamente. Comunque, tornando al discorso di Wang Mang, il suo regno, come abbiamo detto, è piuttosto breve, nel senso che termina sostanzialmente nel 23, e le cause sono un po' strane, nel senso che ci sono diverse opinioni. Sicuramente l'elemento veramente importante, perché questo è documentato, è il fatto che nell'11, mi pare, sì, nell'11 dopo Cristo, sto guardando i miei appunti perché altrimenti queste cose non me le ricordo, l'11 dopo Cristo il fiume Giallo, come dire, ci dà di nuovo del suo, nel senso che in questo caso invece non esonda, proprio cambia corso. Come credo di aver già detto, il fiume Giallo a volte cambia corso, questo perché è giallo per colpa del fango praticamente in sospensione. Ovviamente se il fango in sospensione tende a depositarsi, se deposita sul fondo, il fondo si alza. Ad un certo punto, se tu non stai lì a sistemare le rive, questo esce. Considerato poi che il fiume Giallo ha due corsi, in questo caso si sposta dal corso settentrionale al corso meridionale. E qui le cause di questo fenomeno ovviamente sono da ricercarsi nel malgoverno in qualche modo della dinastia, perché ovviamente non hanno curato a dovere gli argini in generale del letto del fiume. Il problema è che questo spostamento del fiume, oltre ad avere degli effetti disastrosi per quanto riguarda le popolazioni, perché ricordiamoci sempre che la civiltà cinese in qualche modo nasce intorno al fiume Giallo, nella valle del fiume Giallo, quindi è una delle parti più popolate in qualche modo, quindi ci sono un sacco di morti ovviamente, ma causa una migrazione che poi diventa anche a lungo termine, quindi non è che sono persone che se ne vanno per poi tornare, verso il sud. Questo ha delle ripercussioni immediate, perché da un lato innesca una rivolta nello Shandong, quindi nello stato di Lu, dove era nato all'epoca Confucio. Questi uomini si chiamavano sopraccigli rossi perché si tingevano la fronte all'atto pratico e non avevano di per sé una come dire, un piano politico, non è che volevano prendere la dinastia, meglio prendere il potere e fondarne una nuova, ma semplicemente volevano la restaurazione degli Han. E ovviamente questa rivolta viene in un certo modo facilitata dal fatto che questi poveri migranti in qualche modo o si stanziavano in territori comunque dove c'erano altre popolazioni e quindi in qualche modo creavano del malcontento, perché non è che in Cina tutti i cinesi sono uguali, nel senso che le differenze etniche ci sono ancora adesso e sono molto più forti rispetto a quelle che ci possono essere fra un bergamasco e un siciliano, per capirci. Quindi non è che gli abitanti del sud vedessero tanto di buon occhio questi qua del nord che arrivano giù. E poi ovviamente questi qua del nord non è che fossero molto contenti con Wang Mang, perché aveva trascurato le rive dei fiumi, quindi in qualche modo si arruolavano, se vogliamo, all'interno di queste ribellioni, ecco. Il problema, come detto, però, ha anche delle ripercussioni a lungo termine, perché appunto si formano in qualche modo dei contrasti fra le popolazioni in qualche modo autoctone e quelle migranti, che rimarranno a lungo, anche perché spesso non è che le due popolazioni poi si mischiassero.
anche nel corso del tempo, diciamo, i cinesi del nord, anche se abitavano al sud, tendevano a rimanere uniti, e i cinesi del sud tendevano a rimanere uniti, quindi le due popolazioni non si mischiavano. E poi ovviamente poteva succedere, che ne so, che in una determinata provincia del sud salisse al potere, come all'interno di una carica pubblica, uno del nord, e allora quelli del sud si arrabbiavano, viceversa. Altra conseguenza, in questo caso però piuttosto immediata, della migrazione è il fatto che questi flussi migratori, almeno alcuni di questi flussi migratori, passavano per Nanyang, che era la capitale in qualche modo di un territorio governato da una famiglia nobile, che erano i Liu. I Liu erano, o meglio, sostenevano di avere una discendenza imperiale, e quindi in qualche modo possono utilizzare questi migranti che arrivano giù, anziché per in qualche modo, come dire, per rinfoltire i numeri dei sopraccigli rossi, ma potevano invece utilizzarli loro per rinfoltire i loro ranghi e eventualmente attaccare la dinastia imperiale. Ed effettivamente questo fanno. Si sollevano contro Wang Mang, inizia una guerra civile con scontri piuttosto confusi, ma comunque riescono a vincere e riescono anche a sedare poi la rivolta dei sopraccigli rossi. Nel 25 d.C. praticamente, nel 23 era stato deposto Wang Mang e viene anche ucciso poi da ribelli. Nel 25 Liu Xiu, che era in qualche modo la guida della ribellione, diventa imperatore. La sua dinastia viene chiamata Han Posteriore, quindi reinstaura e ripristina in qualche modo la dinastia degli Han. E viene poi conosciuto con il nome di Guan Wu Di, che è praticamente il nome postumo. Capita molto spesso che il primo imperatore di una dinastia assuma poi un nome postumo, o perché, come dire, spesso il primo imperatore di dinastia non è quello che fonda la dinastia, quindi a volte diciamo i suoi successori lo rendono imperatore postumo e gli danno quindi un nome postumo. In questo caso comunque spesso in questi primi anni le cose sono un po' confuse e il nome Guan Wu Di gli viene dato comunque anche in questo caso postumo. Per quanto riguarda quindi le cause della caduta di Guan Mang, ci sono delle opinioni abbastanza contrastanti, come ho detto, nel senso che gli storici confuciani come Bangu era lo storico che in qualche modo inizia la tradizione delle storie dinastiche. Avrò modo di parlare meglio della storiografia cinese probabilmente nella prossima parte, dove vediamo un po' di robe tra virgolette esterne a quella che è la storia, ma legate alla dinastia Han. Comunque lui è abbastanza importante perché in generale non tanto lui ma la sua famiglia dei Pan, scrive un trattato di storia sulla periodo degli Han anteriori, sostanzialmente, che si basa in qualche modo sulle memorie di uno storico di Sima Qian e sul modello di questa opera, che è il libro degli Han. Praticamente si scriveranno le storie dinastiche fino ai Qin in qualche modo, anche se poi quella dei Qin non viene completata perché salta fuori il comunismo e allora lì diciamo, i lavori vengono terminati. Comunque in quel periodo nasce praticamente il modello per le storie dinastiche. Per studiosi contemporanei, come ho detto, per alcuni era colpa dell'antimercantilismo, quindi di queste posizioni che in qualche modo andavano a contrastare i mercanti, e già allora è vero che il potere era dei nobili, ma i mercanti avevano comunque i liquidi, quindi in qualche modo avevano abbastanza importanza all'interno della società. Per altri invece vanno ricercate le cause all'interno di fattori che però erano indipendenti dal governo, comunque meno dipendenti rispetto invece a politiche che avrebbero danneggiato il mercato. Ad esempio, appunto, lo spostamento del fiume Giallo. È vero che la lavorazione degli argini avrebbe potuto semplificare le cose, però allo stesso tempo, in una situazione di come dire, di difficoltà e di instabilità come i primi anni di una dinastia, anche gestire una cosa del genere non era semplice. E sostanzialmente questa posizione sostiene che a lato pratico Wang Mang non abbia governato peggio dei suoi predecessori, ma abbia governato sostanzialmente come loro, ecco, quindi non era tanto le sue riforme che avrebbero causato la sua caduta.
Passando invece agli anni posteriori, allora abbiamo detto che nel 25 Guang Gudi si dichiara imperatore, no? In realtà però non può governare praticamente fino al 20, fino al 36, scusate. Perché è abbastanza ovvio che quando c'è una mancanza di potere in territori così ampi come può essere quello cinese, tutti i signorotti locali che in qualche modo avevano poi le risorse per farlo si dichiarano imperatori o quantomeno dichiarano uno stato di indipendenza. Quindi prima deve sconfiggere gli oppositori. Il più agguerrito in questo senso era Tare Gongsun Xu, che governava su un territorio piuttosto ampio, ma fortunatamente per Udi era scarsamente popolato, quindi non aveva troppe risorse. E appunto nel 36 è l'anno in cui viene definitivamente sconfitto. La vittoria di Wudi viene interpretata in diversi modi, nel senso che i marxisti ci vedono una lotta di classe, nel senso che, o meglio, mi spiego. Loro sostengono che Wudi sarebbe stato il proprietario terriero che conquista il potere sfruttando la ribellione delle masse proletarie. Ovviamente in questo caso si riferiscono ai sopraccigli rossi. Storici più recenti, e se vogliamo meno ideologizzati, rifiutano il concetto della lotta di classe perché, e questo è anche abbastanza ovvio in realtà, non è che Wudi e Wang Mang avessero un'idea diversa della società. La società non cambia nella sua struttura gerarchica delle classi sociali, quantomeno. La cosa che cambia, invece, è l'appoggio che ha l'imperatore, o quantomeno cambia, è diverso negli anni posteriori rispetto agli anni anteriori. Se noi pensiamo a come era successo negli anni anteriori, vediamo che all'interno del governo praticamente c'erano un gruppo di clan che avevano delle posizioni di potere maggiore, no? E almeno all'inizio questi clan erano quelli che avevano appoggiato Gao Zu durante la sua ribellione. Gao Zu era il primo imperatore degli Han, per ricordare certe cose. Comunque, poi in seguito altre famiglie acquistano potere, iniziano a far parte, se vogliamo, di questi clan privilegiati. È il caso dei Wang, come Wang Man stesso. Nel caso invece di Guang Wudi, la situazione è un po' diversa. Lui era appoggiato da delle gentry minori. Che cosa significa questo, però? Significa che tendenzialmente ne aveva di più di, come dire, di persone che lo appoggiavano, ma portava lo Stato ad avere una sorta di faziosità maggiore. Ovviamente, se hai per dire 10 clan, 10 grandi clan che ti appoggiano è un discorso, se ne hai 30 più piccoli, controllarli tutti diventa più difficile. E appunto, possono formarsi delle fazioni all'interno del governo, e questo è poi anche uno dei motivi per cui la dinastia avrà parecchi problemi, ecco. Poi, se vogliamo, è uno dei suoi difetti che si porterà avanti per tutta la sua esistenza. Comunque, la prima cosa praticamente che fanno è spostare la capitale a Luoyang, che in quel periodo diventa praticamente una città importantissima. Praticamente, vabbè, era molto sfarzoso ovviamente, aveva anche una grossissima importanza dal punto di vista mercantile, e all'atto pratico, al di fuori delle mura, si formano una serie di sobborghi che portano la popolazione a circa mezzo milione di abitanti. Era la città più popolosa al mondo, all'atto pratico. Viene facilitato e viene diffuso l'uso del denaro, questo ovviamente facilitava di molto il commercio. Ci furono anche importanti sviluppi agricoli, questo era anche importante perché se hai una città da mezzo milione di abitanti, in qualche modo devi dargli da mangiare a questo mezzo milione di abitanti. Quindi dei miglioramenti dal punto di vista agricolo erano necessari, ed effettivamente si diffonde l'uomo era in ferro, si perfeziona e si diffonde in modo come dire, più presente, più diffuso l'uso degli animali da tiro. E inoltre si estende anche l'irrigazione, quindi diventava più facile migliorare quella che era la resa dei campi. Durante il regno di Guang e dei suoi successori, all'atto pratico, dal punto di vista amministrativo, le istituzioni degli Han rimangono gli stesse, praticamente. Sostanzialmente il governo era diviso, c'era un grande precettore, il quale aveva praticamente un compito, se vogliamo, non di rappresentanza, ma comunque il suo potere era avere
era dare consigli morali all'imperatore. Questo può sembrare una cosa da poco. Non so, può sembrare come il nostro presidente della Repubblica che si sì, può fare qualcosa, ma al lato pratico non ha poteri diretti. E potenzialmente è vero anche per quanto riguarda la storia cinese, però non dimentichiamoci che questo grande precettore era anche un ruolo di estrema responsabilità, nel senso che era una delle poche persone che avevano il diritto, in qualche modo, di riprendere l'imperatore. Ora, come credo di aver già detto, ci saranno personaggi che ricoprono cariche di questo tipo, che utilizzeranno questo diritto. A volte pagheranno con la vita anche, perché non è detto che l'imperatore sia contento di sentirsi rimproverare. Però, insomma, vengono comunque ricordati come dei grandi ministri che in qualche modo portano all'estrema conseguenza la loro serietà e la loro dedizione al lavoro. Poi c'erano le tre eccellenze, che erano praticamente tre ministri che avevano compiti per quanto riguarda le finanze, l'esercito e il lavoro pubblico, e poi c'erano altri 9 ministri che invece si occupavano di altri ambiti amministrativi, non, diciamo, che non rientravano nei compiti delle tre eccellenze, ecco. Cominciano però ad esserci dei problemi perché c'è un grosso aumento dell'influenza degli eunuchi. Come era già capitato con i Zhou, sappiamo che se gli eunuchi acquistano potere generalmente non finisce bene. E originariamente diciamo che gli eunuchi servivano da un lato perché tendevano ad essere fedeli, in quanto comunque la loro sopravvivenza dipendeva dall'appoggio dell'imperatore, e comunque servivano generalmente per la gestione dell'harem, perché erano gli unici maschi che potevano vedere le concubine dell'imperatore, sostanzialmente, e si occupavano anche della manutenzione del palazzo imperiale. Dal punto di vista invece della suddivisione del regno, perché ovviamente non si poteva pensare di governare un territorio come la Cina senza suddividerlo in aree più piccole e delegando in qualche modo il potere, venne suddiviso sostanzialmente in regni e a loro volta poi questi regni venivano suddivisi in contee. I regni venivano dati praticamente ai figli maschi dell'imperatore, ma nel corso degli anni praticamente si assiste a una diminuzione delle contee, soprattutto al nord, e questo è prova dello spopolamento che stava avvenendo sostanzialmente nel nord. Appunto, abbiamo visto che c'erano queste immigrazioni verso il sud, continuano anche dopo che sostanzialmente la situazione con il fiume Giallo in qualche modo si sistema. Per quanto riguarda l'aspetto militare, invece, abbiamo delle pratiche che iniziavano, o in quanto meno erano iniziate già nel periodo degli Han, anteriori sempre, quindi abbiamo ancora delle politiche di smilitarizzazione. Il servizio militare nelle aree di confine viene relegato, se vogliamo, a delle classi marginali, potevano essere dei carcerati, potevano essere degli esiliati. Venivano arruolati i nomadi, anche perché l'esercito cinese in qualche modo era sempre molto improntato verso la fanteria. Arruolare i nomadi gli permetteva di avere una cavalleria estremamente forte, e quindi in qualche modo serviva, ovviamente. E poi vabbè, erano anche una società guerriera, quindi in qualche modo erano degli ottimi combattenti che erano particolarmente utili all'esercito. Inoltre, appunto, questi nomadi venivano arruolati, ma per quanto riguardava le relazioni con le popolazioni barbare, c'erano politiche ancora una volta di divide et impera, quindi si cercava di allearsi con il nemico del tuo nemico e viceversa, comunque cercare ancora di creare delle faide interne per mantenerli frammentati, impedire che si uniscano dietro a qualche generale particolarmente carismatico e impedire che diventino un problema più grande di quanto non sono già. Nel 31 però, quindi qualche anno prima che le guerre fra in qualche modo i ribelli portassero alla vittoria di Wang Wudi, viene praticamente abolito il servizio militare universale. Questo perché si arriva alla constatazione che i contadini, i coscritti, quindi queste persone che venivano sostanzialmente rubate alla terra, lato pratico, non servivano sostanzialmente a niente, perché non c'era il tempo di allenarli adeguatamente. Queste persone,
spesso non, appunto, non avevano addestramento adeguato e non rimanevano dal punto di vista, non rimanevano nell'esercito, cioè combattevano, ma poi quando finiva il servizio militare ovviamente se ne tornavano a casa. Era meglio avere un esercito specializzato. Quindi appunto questo servizio militare universale viene abolito. Per quanto riguarda invece le, diciamo, le spedizioni militari e in generale le influenze che lo Stato cinese aveva con i territori confinanti, ci sono delle repressioni per quanto riguarda delle insurrezioni in Vietnam. Ora, il Vietnam era ancora uno Stato indipendente in qualche modo, o meno formalmente, ecco, poteva far parte, se vogliamo, della sfera di influenza cinese. È abbastanza importante, penso di non averlo mai detto, comunque in Oriente si parla dell'area sinica all'atto pratico, cioè quasi tutti i territori orientali da est dell'India in poi in qualche modo si rifanno storicamente alla Cina, cioè la Corea è stata per un sacco di tempo l'alleata e in qualche modo è stato tributario della Cina, il Vietnam idem. Il Giappone si è rifatto moltissimo alla cultura cinese. Quindi, al lato pratico, la Cina all'epoca era l'impero romano in Oriente, in Occidente. Quindi, sì, erano magari formalmente indipendenti, ma comunque erano in qualche modo fortemente legati allo Stato cinese, anche il Vietnam. Gli Xiongnu pongono nuovamente un problema perché avevano sfruttato le lotte interne che avevano poi portato appunto alla restaurazione della dinastia Han per riconquistare e riottenere il controllo dei territori occidentali. Il problema però è che in quel momento erano divisi internamente e sostanzialmente si dividono in due. Una parte, la fazione se vogliamo meridionale, accettano praticamente di pagare un tributo alla Cina e si stanziano nell'Ordos, questo famoso territorio desertico praticamente che sta al nord della Cina. I settentrionali invece continuano a combattere in qualche modo con i cinesi, ma nell'arco di poco tempo praticamente diventano irrilevanti, cioè vengono sostanzialmente sconfitti. Aspetto molto interessante sono delle spedizioni in Occidente, non erano spedizioni militari, ma erano spedizioni, se vogliamo, diplomatiche. Il generale Pan Chao viene, appunto, arriva praticamente in Sogdiana, e qui non vorrei dire una stupidaggine, sono abbastanza sicuro che fosse questo generale. La storia vorrebbe che arriva praticamente a pochi giorni di viaggio dal confine romano, perché la cosa interessante, questo qua ne parleremo meglio nella prossima parte, perché ci sono diverse leggende o diverse teorie che vorrebbero dei rapporti fra l'impero romano e l'impero cinese. Comunque l'aspetto interessante è che Roma ovviamente sapeva dell'esistenza della Cina, la chiamava Sera Maior, ma sapeva che esisteva questo grande impero d'Oriente. La Cina sapeva dell'esistenza dell'impero romano perché lo chiamava Ta Ching Kuo, cioè il paese del grande occidente all'atto pratico, e si conoscevano perché commerciavano, no? La seta partiva dalla Cina e arrivava in occidente. Il problema qual era? Che questa seta passava attraverso l'impero persiano e Pan Chao, per arrivare all'impero romano, era lì che voleva andare in qualche modo, doveva passare fra i territori persiani, aveva delle guide persiane. Cosa è successo quindi? Quando le guide persiane hanno capito che lui voleva andare dai romani e quindi in qualche modo questa cosa poteva tradursi in degli accordi fra i due imperi, sostanzialmente nonostante fossero già abbastanza vicino al confine, gli hanno detto che erano ormai lontanissimi, non ci sarebbe mai arrivato, e così Pan Chao sostanzialmente se ne torna a casa. Questo perché? Perché non volevano che i due imperi entrassero in contatto, volevano mantenere il loro ruolo di mediatore in qualche modo, e ovviamente loro erano quelli che, pur non commerciando niente loro, perché non è che la seta non la producevano e non la compravano più di tanto, sostanzialmente diventavano ricchi sfruttando i rapporti commerciali che avvenivano fra l'Occidente dell'impero romano e l'Oriente dell'impero cinese. Per quanto riguarda invece, diciamo, gli altri le altre popolazioni barbare, iniziano dei rapporti con i Wuhuan, che erano una popolazione che originariamente erano alleati con gli Xiongnu, però a lato pratico i cinesi riescono a convincerli e diventano tributari, e con gli Xianbei. Gli Xianbei invece originariamente erano nemici degli Xiongnu, quindi erano stati in qualche modo alleati con i cinesi, per sempre il solito discorso della
delle politiche di divide e impera, però con il vuoto di potere causato dalla sconfitta degli Xiongnu, all'atto pratico ne prenderanno il posto e saranno loro i nuovi, la nuova minaccia dei barbari, all'atto pratico. Come vi ho detto, però, la faziosità di corte diventerà un problema ed effettivamente fra l'88 e il 168, quindi nel periodo, come dire, mediano della dinastia degli Han posteriori, queste faziosità aumentano notevolmente. I letterati in qualche modo vengono allontanati, e questo non è mai positivo, perché si sentono esclusi dagli incarichi di corte. Per il confucianesimo è quello il loro ruolo, e quindi cominciano in qualche modo a criticare la corte. E non dimentichiamoci che il letterato cinese non è quello che ti scrive una lettera di protesta, è quello che potenzialmente ti guida una rivolta, quindi era molto pericoloso. Gli imperatori sono minorenni, quindi ci sono moltissimi reggenti e spesso il potere passa alla famiglia dell'imperatrice. Anche qui abbiamo già visto che generalmente non è una cosa positiva. Un esempio particolarmente famoso è quello di Yang Ji, che era il fratello della consorte di Shun Di, uno di questi imperatori. Insomma, è inutile che vi faccio il nome di tutti perché tanto non importa, no? All'atto pratico. Che diventa famoso per la sua avidità, ovviamente ricopre cariche piuttosto importanti. E aumenta il potere ancora una volta degli eunuchi, i quali cominciano praticamente a partecipare alle trame di corte, al lato pratico contribuiscono all'assassinio di Yang Ji stesso. E l'aspetto interessante è che nel 135 conquistano il diritto di trasmettere i titoli, i loro titoli nobiliari in qualche modo, ai figli ovviamente adottivi, perché loro non potevano averne. Quindi, se vogliamo, l'aspetto migliore che tu puoi avere appunto dall'avere un eunuco in una posizione di potere, appunto il fatto che lui non può, come dire, non può tramandare la sua posizione dal punto di vista di generazioni, ovviamente, perché non ha discendenti, in questo momento va allegramente a quel paese perché possono farlo per quanto riguarda i figli adottivi. Dal 168, oltretutto, iniziano una serie di disastri che porteranno sostanzialmente alla caduta della dinastia. Ci sono delle lotte di successione che portano praticamente gli eunuchi ad avere il controllo della corte. L'attuale imperatore, tale Ling Di, non riesce sostanzialmente a fermare il declino, nonostante effettivamente ci abbia provato abbastanza seriamente. La vendita di cariche sostanzialmente sostituisce i principi di meritocrazia che dovevano essere utilizzati secondo l'ideologia confuciana, sostanzialmente. E questi, diciamo, sono i problemi all'interno della corte. All'esterno della corte abbiamo a nord-est che gli Xianbei riescono a formare una confederazione con le altre popolazioni della steppa. Il leader che riesce a farlo era tale Tan Shi Huai. Anche qui, come, vabbè, ne avevo già parlato in quel video che ho fatto un sacco di tempo fa sugli Unni. Comunque, le popolazioni della steppa si uniscono quando c'è un grande leader. Questo è questo grande leader, quest'uomo che ho nominato, ovviamente. E li porta ad avere moltissime vittorie fino alla sua morte. Una volta che muore lui, questa confederazione si spezza, sostanzialmente si frammenta. E muore sostanzialmente nel 180. Nell'84, come se non bastasse, iniziano anche delle rivolte popolari, quella dei turbanti gialli e quella dei cinque mucchi di grano. Erano contadini impoveriti, ispirati in qualche modo dalle profezie taoiste. In questo periodo il taoismo passa dall'essere un orientamento filosofico e diventa una religione, se vogliamo, vera e propria, con chiese, preti, eccetera. Questo perché era entrato a contatto in qualche modo con l'organizzazione del buddismo. In futuro parleremo del buddismo, probabilmente, però lo faremo con i Tang, perché lì effettivamente avrà un'importanza notevole. E in particolare queste profezie taoiste profetizzavano l'arrivo della grande pace, e questi contadini sono così, insomma, infervorati in qualche modo, e si mettono sostanzialmente ad attaccare i funzionari che vengono considerati le cause della loro povertà. La rivolta diventa estremamente ampia, dilaga moltissimo, però riesce ad essere repressa dalle forze imperiali, nonostante
al costo di moltissime vite e ovviamente siamo in una situazione dove bisogna essere abbastanza conservatori per quanto riguarda quantomeno le conservativi meglio per quanto riguarda le proprie forze, perché è un momento di debolezza e quindi se perdi tanti uomini per sedare queste rivolte, ovviamente ne avrai meno per sedare quelle successive, perché ce ne saranno molte altre probabilmente. Infatti, una volta che vengono sedate queste, ne scoppiano anche delle altre. Diciamo che la botta di grazia in qualche modo gliela dà la morte di Ling Di, che come abbiamo visto aveva provato in qualche modo a gestire le cose. Nuove rotte di successione, questa volta però gli eunuchi tirano fuori la pagliuzza corta perché sostanzialmente c'è un massacro di eunuchi. Però il potere viene diviso fra tre generali. Il più importante era tale Cao Cao, scritto Cao Cao, e questo qua credo che sia anche forse il generale più famoso in questo periodo, perché è il protagonista del romanzo dei Tre Regni, che sostanzialmente, se considerato che comunque il mio pubblico normalmente gioca ai videogiochi, può conoscerlo perché è presente in Dynasty Warriors, che si rifà al romanzo dei Tre Regni. Attenzione come lo pronunciate però perché potreste dire delle volgarità. Non vi dico che cosa significa Cao, però se lo pronunciate male significa, insomma, non esattamente un complimento, ecco. E appunto questo è il potere diviso fra questi tre generali. Fino al 220 circa sostanzialmente si finge che la dinastia funzioni ancora. Però poi muore Cao Cao, l'imperatore abdica a quel punto. E sostanzialmente la dinastia termina. La dinastia Han viene sempre paragonata sostanzialmente all'impero romano, un po' perché sono sostanzialmente contemporanei. O quantomeno sono abbastanza contemporanei, ecco. Hanno problemi simili, se vogliamo, nel senso che comunque ci sono delle spinte di barbari, cadono in qualche modo sotto le. Non dico le stesse motivazioni, non dico per le stesse motivazioni, ma anche lì c'è sempre una difficoltà nel gestire territori particolarmente ampi. Gli studiosi in qualche modo si chiedono perché l'impero romano è caduto e non si è più risollevato, mentre l'impero cinese è caduto e poi si risolleverà. Anche se non dimentichiamoci che in questo momento, dopo questo 400 anni sostanzialmente della dinastia Han, non vengono sostituiti immediatamente da un'altra dinastia, ma ci saranno un periodo piuttosto lungo in realtà di lotte interne e di frammentazione, un po' come c'era stato nel caso del periodo dei stati combattenti e delle primavere autunni. Comunque di queste cose, di questo paragone con l'impero romano, ne parleremo meglio nella prossima parte, perché come detto voglio anche vedere un attimo queste teorie riguardo ad eventuali rapporti sino-romani. E, insomma, penso siano abbastanza interessanti, che se comunque sono tutte più o meno speculazioni. Direi che quindi per questa parte è tutto. Come al solito, se avete delle domande, dei commenti, lasciateli pure, farò del mio meglio per rispondervi. E al prossimo video, ciao!